Buongiorno a tutti, eccoci qui in diretta di nuovo con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Sono le 12.31 di oggi, 12 dicembre 2017. Buongiorno a tutti, bentornati su una volta si gira sulle nostre frequenze, diciamo sulla nostra pagina Facebook. Benvenuti a tutti quanti, buon martedì. Speriamo che la mattinata sia andata bene, che insomma questo pomeriggio vada ancora meglio. Oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie. Lo facciamo in compagnia del nostro consueto ospite Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi. Buongiorno Walter, allora ci ritroviamo qui 12 dicembre, data importante per Milano, infausta, insomma, di, però bisogna sempre ricordarci, insomma, oggi commemorazioni per la famosa bomba di Piazza Fontana. Oggi la città ricorda tutte le vittime del terrorismo che insomma a Milano ha fatto grandi e importanti stragi, ma insomma diciamo una pagina nera della nostra città che insomma non bisogna però mai dimenticare, diciamo, ecco. Però oggi insomma parliamo di altro. Noi siamo qui a fine dell'anno a tirare un po' un bilancio. Questa è l'ultima puntata prima delle vacanze che anche Milano News quest'anno ha osato fare. Quest'anno Milano News farà delle vacanze. Questa è l'ultima puntata, appunto, Walter, prima delle vacanze con te, e ci piacerebbe appunto fare un po' un bilancio su questo 2018, diciamo un bilancio di periferie, no? Voi avete da poco aperto la scuola di periferie, facciamo un bilancio di periferie. Che cosa ci portiamo via, cosa portiamo a casa da questo 2017? Ma in primo luogo vorrei ringraziare Milano All News perché ho ospitato con questa 25 puntate di Focus Periferie. E quindi dallo scorso marzo è stato un percorso costellato da parecchi ospiti, una ventina, che hanno raccontato la loro attività nel territorio di Milano, nel territorio periferico, e ci hanno dato l'occasione per declinare operativamente che cosa accade nel territorio della nostra città, sostanzialmente sconosciuto. Soprattutto diciamo a chi poi in una maniera o nell'altra svolge dei ruoli significativi nella nostra città, che possono essere dall'amministrazione ma anche dei mass media, dalla cultura e quant'altro. Per cui ci troviamo a fare un bilancio dove la prima cosa, anche se contraddice un pochettino quello che fa normalmente Consulta Periferie Milano, e cioè documenta con dati e fatti le proprie affermazioni, Milano il problema delle periferie l'avrebbe già risolto, perché ha tutti gli elementi per poterlo risolvere. I fatti ci dimostrano il contrario da questo infatti, punto di vista. Tu mi dici che appunto Milano potrebbe aver già risolto il problema, e i vari politici di turno ce lo dicono ad ogni campagna elettorale che il problema ormai è risolto, però ma, poi non che vogliono così risolverlo più che altro. Ripartiamo dalle periferie e quant'altro, ma non è un problema solamente della politica, o meglio dei partiti, diciamo così, è un problema della società nel suo complesso. Quindi ci sono tutta una serie di elementi e di forze che possono sicuramente risolvere il problema delle periferie. Il problema è che in primo luogo non c'è una condivisione del concetto di periferia. Questo è il primo punto fondamentale, e quindi ognuno si disperde nei propri rivoli, nelle proprie peculiarità che portano a una non messa assieme di tutte queste risorse. Ecco, tu dicevi appunto la poca conoscenza della periferia, che poi a volte si rivede anche in dichiarazioni che vengono fatte ogni tanto sui giornali, così. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, questo famoso innestare la cultura nelle periferie, no? Come se fosse una grande novità. Ma allora, innestare la cultura nelle periferie può essere un concetto interessante. Nel momento in cui Riccardo Franco Levi, che è il presidente dell'Associazione Editori Italiani, quindi non un ruolo di secondo momento, ma sicuramente importante per i concetti che poi vengono trasmessi nella nostra società, nel mondo della cultura, ma non solo. E la prima cosa che dice è che non voglio più sentir parlare di periferie, no? Ma di quartieri. Questo no. E, ecco, questo qui è un primo dato dove c'è un'affermazione di principio.
Nello stesso tempo Boeri, tanto per intenderci l'architetto del bosco verticale, ma banalizziamo questa definizione, in una dichiarazione sempre di qualche giorno fa, quasi contemporanea a quella di Levi, ha detto intendiamoci sul termine periferie. Ecco, allora, questo è il punto. Ha ragione Levi o ha ragione Boeri? Hanno ragione tutti e due, è un po' difficile. Eh sì, no? Magari possono avere torto tutti e due, ma che abbiano ragione tutti e due, questo è un po' difficile. Ma questo qui è esattamente il tema. Allora, noi nel nostro piccolo, rispetto a oltre 200 accezioni talvolta contraddittorie del termine periferie, che il MIT di Boston ha contabilizzato, noi vogliamo focalizzarci su una molto semplice, che è quello delle periferie urbane. Non parliamo di periferie esistenziali che ci sono, di altri concetti, ma parliamo banalmente di periferie urbane, quello che è la città nei suoi confini, e quindi nella costruzione c'è un dato comune per quanto riguarda tutte le città, sia metropoli italiane, che non sono tantissime sostanzialmente, Milano, Genova e Napoli. E poi invece nel resto del mondo ci sono metropoli enormi con 20 milioni di abitanti, quindi estensioni grandissime, tutte quante hanno le periferie, sono una diversa dall'altra, hanno un concetto comune, un elemento comune, che è la mancanza della governance delle periferie, che è un tema che ritorna esattamente a sì, Milano, torna sempre lì, mi sembra, appunto nel nostro piccolo, i nostri municipi, le nostre, nel decentramento che non c'è mai stato. E quindi questa pretesa di governo dal centro, e quindi di vedere un pochettino tutto fermo nel centro. Dopodiché si va anche verso le periferie, ma se andiamo a guardare i numeri di ciò che viene fatto anche dal punto di vista economico, vediamo che ci sono, i numeri stessi parlano. Possiamo entrare nel merito dell'innestare la cultura delle periferie. Noi diciamo, ed è questa un po' l'attività di questi 12 anni di consulta Periferie Milano, quindi un po' di conoscenza ce l'abbiamo, di conoscenza sistemica soprattutto, poi magari entreremo nel tema del concetto tra fare rete e fare sistema, che non è la stessa cosa, infatti. Anzi, forse quello lì è proprio la discriminante: uno non annulla l'altro, no? Perché c'è il fare rete e il fare sistema, non è che siano due concetti in contrapposizione, ma sicuramente sono due cose ben differenti. Tutto, se posso, nel fare rete a Milano, poi insomma siamo bravissimi a fare rete a Milano, grandissimi reti, però mi viene sempre a dire, la rete ha una maglia larga e una maglia stretta, spesso e volentieri, e spesso a Milano queste maglie sono fin troppo larghe, per cui poi si lasciano anche grandi spazi di vuoto all'interno poi di queste reti o intorno a queste reti, quindi insomma bisogna sempre stare attenti. E poi appunto mi spiegherai bene la differenza poi invece tra fare rete e fare sistema, ma almeno ci tentiamo, cerchiamo di intenderci, e quindi come dicevi, appunto, un problema di comunicazione sicuramente. È un problema di conoscenza, mi viene da dire. Per appunto mi dicevi innestare cultura, quando in realtà poi nella periferia andiamo a trovare che la cultura è ben innestata e ben presente già. Allora, sul sito periferiemilano.com abbiamo fatto tutta una serie di mappature, tanto per rimanere al tema tema culturale che è proposto da Levi, che poi cita anche il tema dell'abitazione, magari entreremo nel merito anche del tema dell'abitare a Milano. Noi abbiamo mappato 111 teatri amatoriali o professionali, ci sono 50 biblioteche, di cui 22 sono quelle comunali, però ce ne sono altre 28 che non sono comunali, probabilmente non è che siano molto, molto conosciute dalla città nel suo complesso. Poi ciascuno conosce un pochettino il proprio quartiere, però il tema è conoscere la città nel suo complesso. Dopodiché abbiamo mappato tra associazioni e centri culturali 168 realtà. Sicuramente queste per difetto, perché ce ne sono sicuramente in più. Poi un aspetto che abbiamo e che stiamo utilizzando proprio per anche vivacizzare le periferie, per dare un contributo artistico musicale, ci sono nelle periferie anche, hanno sede 87 cori. 87 cori dei 108 che abbiamo mappato complessivamente a Milano, probabilmente anche qui per difetto. Allora, i 111, i 50, i 168, gli 87 sono 400 realtà culturali, vuol dire che ciascuna
facendo un po' la media del pollo, ma non è distante dal vero, ciascuna delle nostre 8 zone, tra virgolette, chiamiamole così, intorno al centro, periferiche, hanno 50 presenze culturali. Ecco, guarda, e quindi un'enormità. Il problema è che non conoscendole, qualcuno dice bisogna innestare la cultura alla periferia. Ma c'è già, è che bisogna sostenerla ed alimentarla. Ecco, mi viene a dire, uno, non le si conosce, appunto. Due, anche non da vedere, diciamo, le carte. A volte quasi sembra che non esistano, perché tutto questo quanto pesa sulle casse del bilancio comunale? Ma diciamo, sulle... allarghiamo un pochettino il tema. C'è stata la prima della Scala, parliamo infatti del Teatro alla Scala. Il bilancio del Teatro alla Scala del 2016, euro più euro meno, vale 125 milioni di euro. Okay. Totale. Solo il bilancio del Teatro alla Scala, costi del lavoro compreso e quant'altro. Solo la proprio verificando i numeri, proprio nella loro numeri macro, non entriamo nel dettaglio. E quello, diciamo, che serve per mandare avanti la Scala. Nell'ambito del bilancio del Comune di Milano, che vale 3.000 milioni circa, sì, il bilancio della cultura, diciamo così, vale 80 milioni di euro. Quindi ci confrontiamo tra il Teatro della Scala, che da solo fa 125 milioni, e ci saranno delle buone motivazioni. Appunto, ma non di questi 80 dubbi. Qualcosa va al Teatro della Scala, giusto? Vanno, se non ricordo male, 6 milioni di euro. Quindi vanno ancora meno. Dopodiché, rispetto a questo bilancio della cultura del Comune di Milano, dicevamo, c'è il tema dell'amministrazione, del decentramento. Gli 8 ex consigli di zona, attualmente municipi, in cultura, diciamo che i loro bilanci sono tra i 50 e 60 mila euro per ciascun municipio, e quindi possiamo dire circa mezzo milione di euro l'anno. Quindi i numeri di riferimento, diciamo così, abbastanza oggettivi, sono 125 milioni per la Scala, 80 milioni per il Comune di Milano, per i municipi mezzo milione, 70, a questo per... 74 milioni, perché se io tolgo anche 6 milioni chiediamo alla Scala, quindi... Va bene, però fa parte sempre del bilancio, okay, della cultura del Comune di Milano, non è che la Scala sia... E per quegli altri 50... A municipio, no, si devono 500 mila euro. Gli altri 8 municipi hanno un budget normalmente di spesa attorno al mezzo milione di euro, a cui c'è sicuramente da associare il valore delle biblioteche, che sono circa 2 milioni e mezzo, però i numeri sono sostanzialmente questi. Sì, 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 no? Ecco. C'è una disparità allucinante. Quindi, e quello che dicevo, appunto, che a volte magari uno non viene neanche a sapere chi sono, perché anche poi guardando i bilanci così vengono, non si vedono neanche queste realtà. Se noi dovessimo associare i numeri, i valori economici, infatti, alla conoscenza, sarebbe, è chiaro, fine, che sarebbe, la conoscenza, no? È veramente... Poi viene da dire che spesso viene a dire, appunto, certe istituzioni, certe realtà, ahimè, ragionano ancora così, guardano i bilanci, guardano chi ha bisogno, dove sono, chi non sono, e poi si perde tantissimo lungo la strada. Ma diciamo che ognuno privilegia il proprio punto di vista, non è che mette in discussione il proprio punto di vista con altri punti di vista, privilegia il proprio punto di vista, si arrocca su quello, punto. Quindi la Milano delle eccellenze, che ne ha tantissime, però chi riesce va avanti, e chi non riesce, poi parliamo di disagio nelle periferie e quant'altro. Ma poco, visto che stiamo parlando di soldi, quanto insomma, su questo ci sono a Milano una serie di fondazioni, di enti che ogni 3x2 mettono a bando qualcosa, e quindi certamente tante realtà possono campare, passatemi il termine, grazie a queste realtà. Certamente. È un sistema che funziona, è un sistema che può, appunto, è un sistema prima di tutto, o anche qui è qualcosa di sporadico per cui a volte funziona, a volte no? Ma diciamo questo, che anche in questa trasmissione, tra le varie soggetti che sono stati intervistati, ci sono delle associazioni, ma più che associazioni sono imprese sociali, cooperative, che hanno dichiarato di funzionare a bandi. In base ai bandi che riescono a vincere, loro riescono a fare delle cose. E questo, diciamo, un po' l'aspetto, la peculiarità, noi crediamo anche un pelino il limite delle imprese sociali,
che quindi nella loro attività normale sono legati alle fonti di finanziamento, e quindi le fonti di finanziamento ci possono essere, non essere. Questo però, secondo noi, crea una visione un pochettino a metà di chi si occupa di socialità, di iniziativa sul territorio, perché c'è un'altra metà che è quella del volontariato. Il volontariato che non è sostituibile da chi fa impresa sociale, perché ha un altro tipo di dinamica, nello stesso tempo proprio perché si basa sul volontariato, che non è una cosa sporadica. Ci sono tantissime realtà di volontariato, pensiamo per esempio dopo scuola, su cui abbiamo fatto e stiamo facendo un lavoro abbastanza significativo, realtà che durano da 10, 15, 20 anni, presenti sul campo, sono un riferimento per i quartieri nei quali operano. A Milano, tra chi lo fa per volontariato, le imprese sociali, gli oratori, le parrocchie e quant'altro, abbiamo circa 200 realtà che fanno dopo scuola, che non è una cosa di secondo momento. Ecco, ci dovrebbe essere una attenzione particolare proprio a aiutare il volontariato a coprire quelle spese vive, che altrimenti ci deve mettere lui, oltre a fare volontariato alle persone o alle associazioni, devono anche reinvestire dei propri soldi. Ecco, questo qui è un'attenzione che noi chiediamo di avere. Per cui nulla da dire sulle imprese sociali, perché il problema non è quello di togliere chi opera sul campo a favore di qualcun altro, ma noi crediamo che ci siano, come dicevamo prima, tutte le risorse utili che, se utilizzate oculatamente, possono dare risposta a chi sta operando sul territorio, e l'abbiamo visto sia nei numeri di alcuni aspetti particolari, ma poi questa, chiamiamola così, radiografia può essere estesa a tantissimi altri settori. Però insomma, abbiamo visto in quest'anno, abbiamo parlato tante volte, appunto, diciamo, oggi facciamo un po' un bilancio di questo 2017, e abbiamo visto come da periferia poi diventa spesso un problema grosso quello dell'abitazione, il problema abitativo, il problema della gestione degli spazi vuoti, anche, che sono tanti, diventa fondamentale anche per non ricadere poi in quella famosa mantra della periferia uguale degrado. Cioè bisogna, se si riesce ad arginare quella parte lì, si riesce poi a non finire in quel degrado che tutti invece vedono subito associato, certo, alla periferia. Ma intendiamoci, con l'architetto Boeri, diciamo, ma anche con altri, noi vorremmo aprire un confronto, su, non Consulta Periferia Milano apre un confronto, ma è la città che deve aprire un confronto, non teorico ma pratico, diremmo, sul tema periferie. Allora, l'architetto Boeri ha elencato tutta una serie di elementi che contraddistinguono la periferia. Però la periferia, diciamo così, degradata, e quindi associa il fatto del degrado non a un'esclusività della periferia, ma che ci può essere anche in centro. Citava in particolare Via Gola, a 300 metri dalla Darsena. Ecco, nel momento in cui noi associamo il tema del degrado a quello delle periferie, lo facciamo coincidere, abbiamo una visione, secondo noi, non adeguata per dare anche la risposta al tema periferie. E quindi, dov'è che c'è la periferia? Quando diventa degrado. E quindi io mi occupo di un territorio quando è degradato. No, mi occupo delle periferie quando... No, invece, nella nostra accezione, che è una delle 200 accezioni, pensiamo anche comunque condivisa da altri, parliamo di periferie urbane, e quindi in particolare di tutte quelle realtà che storicamente a Milano sono state annesse da la Milano originaria, e cioè quella che era all'interno dei bastioni, che sia che no, e che poi ha annesso tutta una serie di comuni, in particolare nel 1923, Daniguarda, Baggio, Alambrate e a molti altri, espropriandola del centro amministrativo, perché erano comuni, avevano il loro centro amministrativo, il loro coordinamento, e una realtà si struttura, e si struttura anche con la forma amministrativa. È stata tolta, tutto si è accentrato a Palazzo Marino, e per cui bilancio del 2017, vogliamo vederlo in prospettiva anche 2018. E quindi per circa 40 anni, 45, i territori periferici non hanno avuto una entità amministrativa.
entità amministrativa che è stata introdotta nel 68-69 sì. con i consigli di zona. Ma che abbiamo visto poi mai stati messi da consigli di zona, che per un modo di vedere la periferia o la città che abbiamo esemplificato prima, che non è un'esclusiva, ma c'è tanto, c'è un modo di pensare che dice: ci penso io dal centro a risolvere tutto, perché altrimenti disperdo le risorse. Poi le risorse vediamo che sono sempre un pochettino limitate a una porzione della città che è generalmente il centro. Quindi sono stati introdotti i consigli di zona con le elezioni anche dirette sì. successivamente. Sono stati fatti anche due regolamenti e questo qui secondo noi è il dato importante di riflessione storica anche della sedimentazione politico-burocratica. Walter, in questo momento ci sta guardando anche l'assessore Pelucchi del Municipio 8, quindi proprio è arrivato al momento giusto proprio mentre parliamo di municipalità e di come devono riprendersi il proprio potere, giusto? No, sicuramente. E allora il tema qual è? Che il regolamento del 77 è rimasto lettera morta per 20 anni, superato poi dal regolamento del 97 che è rimasto lettera morta per 19 anni, cioè fino al 2016 è rimasto lettera morta. Dopodiché è stato fatto il regolamento dei municipi, non perché lo diciamo noi, ma perché l'hanno detto tutti gli altri, Rio e tutto. Perché altrimenti no, questa urgenza del 2016 in zona Cesarini, diciamo così, come della passata consigliatura, il regolamento appunto, sono stati introdotti i municipi, è stato fatto anche un regolamento. Ecco, però uno dei temi che qualcuno pone è: ma se non è stato applicato quello del 77, del 97, oltre a quello del 77 per 16 perché anni, dovrebbe essere qual è la motivazione? Perché chi l'ha fatto nel 2016 sì. non è che fosse vissuto 3.000 anni fa, no. era chi normalmente gestiva queste fatto. Condizioni il mese prima, l'anno prima. In più sappiamo di un regolamento che dà anche dei poteri a volte, cioè toglie dei poteri ai municipi o comunque non dà delle, chiamiamole deleghe o comunque delle competenze che sembra assurdo che non abbiano, in tutto ad esempio sul discorso sull'edilizia popolare. Allora, su questo mi permetto solamente una considerazione. Uno è che siamo arrivati a un terzo della consigliatura. Cioè, il mandato del sindaco Sala, tra una cosa e l'altra, siamo già a un terzo del cammino di nostra vita, almeno di questa consigliatura. E sentendo un pochettino quelli che sono i sensori che abbiamo sul territorio, anche nelle amministrazioni e quant'altro, non è che ci sia questa grande visibilità di rafforzamento dei municipi, è più spesso un tira e molla. Dopodiché vogliamo tu puoi testimoniare che noi di Milano News cerchiamo sempre di interloquire con i municipi, però hai visto, noi cerchiamo sempre di capiamo che sono loro, no? primi a cui rivolgersi, giusto? Scusate, una cosa, chiariamola bene: i municipi sono indispensabili e sono strategici per la risoluzione dei problemi delle periferie. Perché è dimostrato che dal centro le periferie non si governano. Sono lontane. Bisogna restituire ai territori, come dicevamo prima, la centralità amministrativa, non più come i comuni, perché non è pensabile che ci sia il comune della zona 8, no? Dato che ci vedono dalla zona 8, ma delle forme analoghe di gestione del territorio. Per questo alcune volte quando andiamo a parlare con gli amministratori c'è il tema del personale, ma noi abbiamo 20-25 persone. Noi quello che invitiamo è a guardare alle 1.000 persone del comune di Milano che operano in numerosissime funzioni sul territorio periferico, vederle nel loro assieme, perché guardare i 20-25 addetti che ci stoici sono dipendenti per il municipio è una visione che c'entra poco. Il municipio, chi è chiamato a amministrare il municipio, adesso che ci sono anche gli assessori e quant'altro, deve vedere la sua globalità. All'interno di questa globalità c'è il tema delle case popolari, su cui in teoria, sulla carta, diciamo, il municipio non può proferire parola. Poi sappiamo che insomma qualcuno si sta già muovendo dicendo: il tema è nostro, perché ce lo troviamo poi noi a dover sfangare sulle nostre strade. Allora poniamo un tema della riflessione:
Il primo tema della riflessione è che il regolamento del 77 dei consigli di zona prevedeva, se non rammento male, all'articolo 19 che gli allora consigli di zona potessero prendere accordi con l'allora istituto autonomo delle case popolari, e quindi c'era una competenza, almeno agli albori del decentramento, chiamiamolo così, almeno individuata. I regolamenti successivi, quindi del 97 e anche questo del 2016, prevede delle competenze sull'edilizia privata, ma sull'edilizia pubblica no. Dove il problema della gestione pubblica, quindi proprio dell'amministrazione, è uno dei problemi più grossi che ci sono, con enormi costi dal punto di vista economico, perché ci sono dei deficit significativi che poi paghiamo tutti, ma soprattutto dei costi sociali. In terzo luogo, noi abbiamo uno sfitto enorme, c'è un abusivismo da una parte. Noi, quando parliamo, tanto per fissare alcuni numeri di riferimento, parliamo di un patrimonio di edilizia residenziale pubblica di 70.000 abitazioni, di cui 29.000 sono del comune, gestiti con la società MMSPA. E dall'altra parte abbiamo 41.000 abitazioni che sono della regione, gestite tramite ALER. Quindi questo è il panorama di 70.000 abitazioni. Di queste, i numeri sono confidenti, anche se ma chi addirittura gestisce spesso non li conosce. Comunque, l'ordine di grandezza: abbiamo 4.000 appartamenti occupati abusivamente e abbiamo dall'altra parte 6.500 appartamenti non utilizzati. 6.500? Che, se si dovessero utilizzare, sarebbe forse il più grosso piano casa realizzato negli ultimi decenni. Sì. Ecco, questo qui è uno dei dati. Ma l'aspetto, dicevamo, e quindi la gestione pubblica è deficitaria e ha una modalità che non è adeguata a risolvere i problemi. Questo non stiamo dando delle colpe a Tizio piuttosto che a Caio. Oggi è stato convocato un coordinamento per l'ordine pubblico a Milano con tutte le parti, proprio sul tema delle case popolari, e noi crediamo che è un elemento positivo. Poi bisogna dare anche attuazione a tutta una serie di impegni che devono essere coordinati e calibrati. Uno dei temi che noi poniamo è quello della rigenerazione socioabitativa. Sì. Perché l'altro aspetto critico è che nelle case popolari, ormai negli ultimi decenni questa qui è la regola, vengono addensate le situazioni di criticità. Chi ha problemi dal punto di vista psichico, economico e quant'altro. Quindi abbiamo tutte le debolezze della città che si concentrano in certi quartieri. C'è una incapacità oggettiva a gestire con le modalità finora utilizzate queste situazioni, e quindi a questo interno poi abbiamo i racket delle occupazioni abusive e quant'altro. Ma il problema fondamentale è rigenerare socialmente questi territori, immettendo anche della popolazione che si fa carico dei bisogni, che non è lì perché ha bisogno proattiva. Lui, ma che è proattiva. Partecipazione proattiva. Allora, abbiamo detto, uno dei polmoni che si poteva utilizzare all'interno di questo ampio sfitto era quello degli appartamenti sotto soglia, ed è quello degli appartamenti sotto soglia. Cosa sono gli appartamenti sotto soglia? Sono quelli che sono inferiori a 28 metri quadri e quindi non possono essere inseriti nei bandi di assegnazione. Bene, ecco, anche questi appartamenti sotto soglia, c'è stata una sperimentazione. Sono comunque degli appartamenti, quindi. No, sono degli appartamenti. C'è stata una sperimentazione da parte del Comune di Milano che ne ha assegnati 24. E quindi rispetto ai 600 liberi che c'erano qualche anno fa su un pacchetto complessivo di 1200 appartamenti sotto soglia, il Comune di Milano ne ha assegnati 24, poi però ha fatto delle operazioni di riunificazione di monolocali. Okay. No? Quindi poteva benissimo ristrutturare altri appartamenti, ha deciso di ristrutturare i monolocali. Anche i monolocali della regione vengono assegnati a categorie che hanno dei problemi particolari, quando ci sono, appunto, dicevamo, una soglia di 6.500 appartamenti che potrebbero essere utilizzati. Invece, sotto soglia, che cosa potrebbero servire? Esattamente ad ampliare, ma non come sperimentazione, ma come politica complessiva,
quei famosi 24 appartamenti assegnati a studenti, lavoratori che volevano fare qualcosa. Inserire 1000, diciamo così, studenti che abbiano voglia di fare dell'attività sociale all'interno dei quartieri dove vengono ospitati e dove vivono, può cambiare radicalmente le cose. Però su questo è un tema che non pare, non ci si sente proprio. Guarda, siamo in chiusura. Allora, siamo già in ritardo, anzi. Chiudiamo dicendo questo. Allora, per ogni problematica, per ogni tema che abbiamo toccato, la cosa migliore sarebbe appunto che molte persone si mettessero, facessero rete e trovassero delle soluzioni, ma la cosa migliore ancora sarebbe fare sistema, come dicevi prima. Qual è la differenza? Detto in pochissime parole, perché poi dobbiamo veramente chiudere. Ci proviamo. Fare rete, io posso fare rete su un territorio con il doposcuola, l'associazione sportiva e quant'altro, e va benissimo. Fare il sistema, secondo noi, cosa vuol dire? Che se io faccio la rete tra il doposcuola e l'associazione sportiva, ma poi la scuola vicina, per la quale io faccio magari il doposcuola ai bambini di questa scuola, da 5-10 anni non ha il dirigente scolastico, perché la normativa del Ministero della Pubblica Istruzione, consolidatasi per tantissimi motivi, prevede che io possa avere una scopertura anche per 5-10 anni per mantenere al posto a un dirigente scolastico che è mandato a lavorare da un'altra parte. È chiaro che da una parte cerco di tappare una falla, ma lì c'ho la voragine proprio strutturale. Allora, non tenere conto nel ragionamento in periferia che ci sono tutte queste situazioni scolastiche, poi qualcuno annacqua un po' dicendo vabbè, ma questo qui è un problema nazionale. Però riportandolo al tema delle periferie urbane a Milano, ci piacerebbe anche verificare quante sono le scuole del centro che hanno l'assenza di un dirigente scolastico stabile e quanti invece delle scuole di periferie hanno un dirigente scolastico che non è stabile, perché l'ultimo spostamento che ha fatto anche una certa eco, no? È che c'era una scuola del semicentro che mancava il dirigente scolastico, anzi ne aveva uno cosiddetto fantasma, e gli è stato dato, dopo le proteste dei genitori e quant'altro, un dirigente definitivo, e il dirigente fantasma è stato spostato. La cattedra, diciamo così, il posto vacante dove è stato spostato, in una scuola di periferia a Baggio, fuori dalla circolazione, no? Allora, per carità, possiamo stare a discutere di tutto, però poi queste qui sono le dinamiche reali. Dopodiché, sempre ritornando al tema della scuola, se io come amministrazione comunale decido di far utilizzare le strutture scolastiche, per esempio le palestre, anche alla cittadinanza, e pensiamo anche a, come cittadinanza che utilizza le palestre, alle oltre 90 società sportive tra basket e pallavolo, ma io le costruisco per una strana combinazione di regole che coinvolgono anche il CONI, peraltro. Le costruisco un pelino più piccole, però proprio un pelino più piccole, i campi, non le palestre che hanno dimensioni molto grandi, volte, no? Ma il campo lo costruisco di 1-2 metri più piccolo. Queste oltre 90 società che coinvolgono circa 10.000 atleti, non parliamo di atleti di livello nazionale, parliamo dei nostri figli che hanno magari 14-15 anni e che vanno in quelle scuole lì e poi con la società sportiva fanno agonistica e non possono essere utilizzate. Allora, il Comune di Milano ha avviato la costruzione di 8-9 scuole. Potevano essere per certi aspetti 8 piccoli impianti sportivi utilizzabili, diciamo così, al 100%. Ecco, fare sistema vuol dire mettere insieme tutte queste informazioni, tutte queste azioni, in maniera tale che le cose possano costruirsi equilibratamente. Il problema è che molto spesso non sa la destra quello che fa la sinistra. Ecco, questo qui, e non dal punto di vista politico, ma dal punto infatti, di vista burocratico. Stiamo parlando dei due... Dal punto di vista burocratico, dei due dell'emiciclo, c'è il processo burocratico che non si incontra. Della mano destra. Allora, mano il lavoro sindaco che faremo nel 2018, tra le altre cose, a scuola di periferie, è quello di una focalizzazione particolare sui temi della burocrazia e del loro impatto sulla vita sociale normale. Aiutati da chi? Da un'associazione della Bocconi che studia la pubblica amministrazione e da una fondazione che si occupa di organizzazione, perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti e tutti coloro che vogliono dare un aiuto
in maniera sistemica fanno una opera buona per le periferie. Walter, noi dobbiamo chiudere, però ricordiamo che sul sito consultaperiferiemilano.com, no, periferiemilano.com, si trova tutto quello di cui abbiamo parlato, si trovano gli appuntamenti delle scuole di periferie, si trovano i nomi, diciamo, gli indirizzi dei vari cori che sono disponibili a cantare gratuitamente, mi dicevi, anche molti di questi nelle periferie, insomma si trova tutto ciò di cui noi da un anno a questa parte parliamo e qui, quando lavoriamo bene, premesso che anche la nostra attività è basata sul volontariato, c'è anche il calendario delle iniziative a titolo gratuito che normalmente riporta un po' più di 150 iniziative, tra iniziative culturali, teatrali, dibattiti e quant'altro, cioè, no, ogni mese, infatti. Quindi la periferia è ricca, il problema è che bisogna favorire la comunicazione. Fateci un giro sul sito veramente periferiemilano.com, mettetevelo nei preferiti, la mattina andate a farvi un giro, perché poi ogni giorno aggiungono eventi, hanno un calendario davvero sempre work in progress, che però dà veramente il quadro perfetto di come, altro che innestare cultura nelle periferie, bisogna semplicemente buttarsi dentro e nuotare in questo mare di cultura, no, che c'è nelle periferie. Investiamo in chi sta operando nelle periferie. Perfetto. Walter, io ti ringrazio tantissimo, come si dice in questi casi, se non ci vediamo prima di Natale, auguri, si dice buon Natale casi, a voi, no? Auguri davvero tantissimi anche a te, e ci rivediamo sicuramente poi a gennaio con le nuove puntate del Focus Periferie. Grazie davvero per tutto questo anno e tutti i vari ospiti e validi ospiti che ci hai portato qui. Che sono la sostanza e sono solamente un'evidenza di quel mare magnum che c'è nelle periferie e che va conosciuto. Grazie mille ancora allora e buone feste. Buon grazie a anche a tutti voi che ci avete seguito. Good Morning Milano comunque questa settimana continua, domani saremo sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qua alle 12:30 con voi, e oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione serale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.